Sì, ammettilo. Quante volte ti sei svegliato nel cuore della notte pensando: chi è veramente Leonardo Ortolani? Un'ossessione che ti perseguita, numero dopo numero, pagina dopo pagina. E ora non riesci più a voltare pagina. Certo, di lui sai molte cose. Nato a Pisa il 14 gennaio del 1967. Cresciuto a Parma, laureato in geologia a pieni voti. Ma forse sono altre le cose che vorresti sapere di lui. Quando hai iniziato a disegnare, servivano anni di università per partorire un ratto? La sua serie finirà veramente o vuole solo spaventarti? Quando farà un film a Hollywood? Perché questi capelli? C'è solo una persona che ti può dire tutto sulla vita di Leonardo Ortolani. Si tratta di Leonardo Ortolani. Quindi, se vuoi le risposte che cerchi, e chiedile a Leo, no? Non stare a qua, col fiato sul collo, che io ho d'altro da fare, dai. Chiedilo direttamente a lui. E chiedilo a Leo. Ma è più Leo Ortolani o Ratman? Fortunatamente ancora Leo Ortolani, poi in anzianità probabilmente sarà il contrario. Salve Leo, il grande Karl Barks diceva che i fumettisti sono anche registi e sceneggiatori. Lei si sente tale? Grazie per il lei, ma non sono una donna, quindi vabbè. Sì, mi sento anche regista, un regista un po' da telefilm, non da grandi film, per cui... Però condivido l'idea di Barks, sì. Devi essere regista, non solo, devi anche essere costumista, scenografo, compositore di colonna sonora che nessuno sentirà mai, ma nella tua testa c'è. Noi autori di fumetti, qualche volta sperimentiamo su noi stessi le cose che facciamo fare ai nostri personaggi. Tu quando devi girare una storia di Ratman, ti butti dal quinto piano per vedere come vola Ratman, per documentarti come vola Ratman. Caro Carlo, no, non mi sono ancora buttato, se no a quest'ora la serie era già finita. Però ricordo tragicamente una volta che dovevo fare la copertina di Pamela Anderson con la maglietta bagnata addosso e dovevo vedere com'erano le pieghe di una maglietta bagnata. È stata una cosa, a parte imbarazzante, ma ero da solo, comunque, allo specchio. Era freddissima quella maglietta bagnata lì, quindi non... vabbè, insomma. Alla fine ce l'ho fatta, ho usato poi un paio d'arance. Leo, quali sono le tue grandi passioni oltre al fumetto? Tutto quello che è ovviamente racconto, come i libri, che tra l'altro ultimamente ho poco tempo per leggere, quindi becco quelli di mia moglie che mi consiglia, solo prendi poi la marionetta di Caterina come lettore. E poi sostanzialmente il cinema, di tutti i generi, cioè non è che vada a vedere soltanto quelli della Marvel, come vedete nelle recensioni, anche perché ogni film... anche il più strano, anche quelli dell'Asylum contengono a volte un'idea o qualche cosa che possa far scattare poi nell'autore l'idea per qualcosa di suo. Quali sono stati i tuoi maestri? Giorgio Cavazzano, Jack Kirby e la Grazia Nidasio. Quando leggevo Topolino riconoscevo subito il tratto di Cavazzano da rispetto a quello degli altri, perché era talmente particolare, talmente dinamico, talmente affascinante, che insomma che era assolutamente uno dei miei preferiti. Poi dopo ho incontrato nella mia carriera di lettore a 12 anni Jack Kirby, da lì c'è stata anche lì una folgorazione, perché anche lui ha questo stile assolutamente tridimensionale, cioè lui riesce a fare delle cose
che è una narrazione cinematografica per immagine con un'unica immagine, cioè c'è un, mi viene in mente adesso così questa doppia splash page in cui Capitan America salta da una parte all'altra mentre cercano di chi di infilzarlo, chi di sparargli così, e tu segui esattamente quello che sta facendo come se tu lo vedessi muovere. E la grazia di Dasi invece a me piaceva moltissimo per la narrazione, lei era in grado di fare questa storia di Valentina Meraverde che raccontava la quotidianità, e in due tavole c'era tutto, c'era una freschezza di dialogo, di situazioni che mi è sempre rimasta impressa e ho sempre cercato di tenere presente come lezione proprio a livello di sceneggiatore. Ultimamente ho messo nel novero dei miei maestri così ideali anche Takehiko Inoue, e lui con Vagabond, con Real, con Slam Dunk riesce a dare con il solo disegno il senso di un'azione che si sviluppa in maniera quasi coreografica, come un balletto. Ciao Leo, sono una grande fan di Ratman, ti seguo da più di 15 anni e penso... La mia domanda è: qual è il consiglio più utile che ti sia mai stato dato da un collega? Scappa! Saluti da Artù. Artù, wow! Ciao Leo, sono Giovanni. Volevo chiederti, tu sei cresciuto solo pane Marvel o hai assaggiato anche qualche DC Comics? Allora, DC Comics ne ho assaggiate poche, anche perché quando ero bambino io c'erano quegli albi inguardabili tipo Superboy, tipo, ma della Cinisio se non ricordo male, dove c'erano queste storielline tipo, non so, che Superboy cattura i ladri perché li ha ricoperti di vernice fluorescente e scopre che sono loro al buio. Dall'altra parte tu hai Capitan Marvel, la gemma dell'infinito, Jim Starlin, Thanos, e dici: sai cosa faccio? Seguo la Marvel, ma così, distinto, no, nel senso che Marvel sono supereroi con super problemi, allora, DC invece sono supereroi, punto. Un ragazzino che ha dei grandissimi problemi, soprattutto in adolescenza, tende a seguire il Dottor Destino, non tende a seguire Lanterna Verde, che con l'anello io ti creo. Caro Leo, da geologo a geologo devo farti questa domanda: ma cosa ti ha fatto di male la granuloite? Ora, voglio dire, se te la prendessi con un gabbro, con una pudinga, ma che ti ha fatto di male la granuliorite? Guarda, Andrea, la granuliorite era una delle rocce che c'erano nella bacheca geologia e, non so, mi sono affezionato, vedete, perché è lì che, strappata chissà quale montagna, messa lì, toccata da tutti, era tutta ingiallita per via dell'unto delle mani. C'è questo tipo che va in questi quartieri malfamati e dicono: mi raccomando, però non dica granuliorite. Allora ci arriva un omino: ma scusi, cos'è questo qua? Vabbè, una granuliorite. E viene picchiato selvaggiamente da 20 persone. Succede anche a geologia, Però la più bella era un'altra roccia dove c'erano i granati, che uno lo prendeva per studiarla, poi leggeva sul cartellino radioattiva e vedeva la gente che si puliva così. Insomma, veramente, geologia era una fonte di ilarità indiscussa. Caro signor Ortolani, volevo chiederle come mai le battute su Ratman hanno quasi sempre a che fare con la lunghezza del suo pisello? No, non è vero, anche perché essendo poca roba, cioè non ci puoi fare tante battute. Leo, cosa c'è dietro una storia di Ratman? La produzione di Ratman di solito segue uno schema ben preciso, che tu hai, non so, sul 100% di tempo che usi per arrivare a produrre una storia, tu hai un 60%, anzi farei un 50% in cui sbatti la testa contro il muro e butti giù delle cose che non ti piacciono. Poi dopo che hai raggiunto questo 50% in cui hai detto è finita, e questo la Kate lo sente tutte le volte che devo fare una storia di Ratman, no, è finita. All'inizio dice: no, poverina. Adesso sì, vabbè, cosa vuoi di cena? Così va avanti senza... Dopodiché parti con un 10% in cui ti viene in mente qualcosa. Quindi siamo al 60% e tu sei euforico perché ti vengono delle idee. Segui un altro 20% di nulla, perché quello che ti è venuto in mente in quel 10% è inutilizzabile anche quello. Insomma, sostanzialmente alla fine lavori nell'ultimo 20% e lì riesci a tirare fuori qualcosa perché ti sei... È come le katane, no? Ti sei martellata abbastanza in maniera da ottenere qualcosa di più interessante.
Ciao Leo, ti volevo domandare quanto è difficile dopo tutti questi anni di attività trovare battute sempre nuove e fresche come le tue? Lavori, pensi, butti giù delle cose che non ti soddisfano per 2 giorni, al terzo giorno sei sotto la doccia e ti viene in mente la battuta e non sai mai dove segnarla. So perché, ovviamente, a sangue, tette con le unghie, insomma te la scavi. Ciao Leo, volevo chiederti se Hollywood e la Marvel volessero fare un film su Batman, chi vorresti come regista e come protagonisti per i personaggi principali? Questa è una bella domanda. Come protagonista di Batman ti avrei detto fino a qualche anno fa un Ben Stiller, solo che ormai Ben Stiller anche la sua età. Tom Cruise potrebbe andare bene, l'altezza è quella. E come regista, beh, sicuramente un Brad Bird, oppure. Ma facciamo Tarantino, dai, così ci divertiamo, vediamo cosa viene fuori. Tanto ormai è rovinato per rovinato. Signor Leo Ortolani, volevo farle una domanda. Secondo lei, chi è il nemico numero 2 di Ratman? Il nemico numero 2 di Ratman? Probabilmente se stesso. La serie di Ratman finirà veramente o ci sarà un rilancio con un Ratman nero o un Ratman donna come per Thor e Spider-Man? No, la serie di Ratman a finire finirà, quello sì. E poi dopo farò il grande autore, farò il graphic novel, non avrò successo, finirò in disgrazia e tornerò a fare Ratman in ginocchio, pregando che qualcuno si ricordi ancora di lui, ma avrò passato comunque quel momento magico in cui lui e Ratman era qualcuno. E non, insomma, sarà bruttissimo, secondo me, una cosa tristissima. Ciao Leo, sono Andrea da Milano e la mia domanda è questa: volevo chiederti se dopo Ratman avevi già in mente il tuo prossimo progetto. Dopo Ratman è in mente un sacco di altri progetti, questo è il guaio. Da una miniserie sui sacrificabili che mi piacerebbe moltissimo, a sviluppare La mucca che dorme, queste gag di coppia, fare anche qualcosa con altre case editrici, insomma, so che questa fa venire un infarto a Lupoi, però Marco abbi pazienza, te l'ho già detto, insomma non... sai che quella Panini, ho un altro progetto per il dopo Ratman che è portare l'albo americano in edicola in Italia, cioè fare delle storie di 20-22 pagine scritte in maniera degna di essere lette in 20-22 pagine, perché la bellezza degli americani è che, come Brubaker, in 20-22 pagine ti agganciano nella prima e ti tengono per i maroni fino in fondo. Quindi, ed è una cosa che a volte in Italia non c'è, cioè nel senso tu hai 98 pagine e però le diluisci, insomma, diluisci quello che magari in 22 potresti renderlo più sostanzioso. Ciao Leo, farei mai una raccolta di tutte le recensioni del cinema? Sì, ma è argomento per il momento top secret. Questa cartolina ha i requisiti per diventare la cartolina orrenda 2015? Rispondendo alla cartolina orrenda, la Rico, questa è la cartolina di un dodo, quindi si è estinta anche la stessa cartolina. E sì, può essere un'ottima cartolina orrenda, ma la giuria in questi ultimi anni si è fatta sempre molto più sottile, non so come dire, si cerca proprio il pelo nell'orrendo. Ciao papà di Ratman, ma se dovessi inventare un personaggio che si chiama Rapallo, come te lo immagineresti? Potrebbe essere però un tipo di verdura, insomma, che va a cavallo. Un ortaggio equino, un rapallo. E allora siamo a rapallo! Nel senso, vabbè. No, vabbè, mi è venuta così, ma sicuramente la scarterei. E farai un supereroe con poteri legati alla geologia? Credo proprio di no! Ciao Leo, sono Ivan da Rapallo. Quale graphic novel, personaggio o serie ti ha colpito talmente tanto da volerla aver creata tu? Ah beh, sicuramente 300, eh. 300 e anche Dark Knight. Direi che quelli di Frank Miller sono abbastanza interessanti come narrazione. Quanto ti ha cambiato la vita, Ratman? Come dicevamo con Caterina, se Ratman numero 1 vende più di 10.000 copie ci sposiamo, perché vuol dire che, insomma, che c'era la possibilità di avere una vita, insomma, di avere qualcosa, un futuro. In effetti credo che vendette attorno alle 12-14.000 copie. Ci siamo sposati, una cosa molto romantica. e a questo punto colgo l'occasione per ringraziare comunque i lettori, perché sostanzialmente siete i miei sponsor per le nozze. Si diventa ricchi facendo fumettista? Moltissimo, moltissimo. Puoi disegnare tutti i soldi che vuoi, guarda, una cosa.
Cioè, io ad esempio una volta ho disegnato un biglietto da 1 miliardo e insomma, in quel momento sono andato in banca, ragazzi, però mi hanno cacciato. Ciao Leo, qual è la cosa più coraggiosa che hai fatto nella tua vita? Forse adottare le due bimbe. Direi che di coraggio o di incoscienza, non lo so, forse ce n'è voluto, però sono dettato da altre cose, tipo forse l'amore, non lo so. Il coraggio se n'è voluto tanto, probabilmente anche per le bimbe, perché io e la Kate ci siamo sempre immaginati quel primo giorno in cui ci siamo visti in Colombia, che queste qua dalla mattina alla notte si ritrovano dalla signora che le teneva insieme a noi, cioè con due sconosciuti, quindi la paura che queste bimbe avranno avuto, non lo so. Poi visto me ha detto, ah no, vabbè, sei lui. Quindi gli è passato, ha cominciato a capire che poteva girarmi su un dito e addio. Qual è la cosa più strana che un fan ha fatto per te? Guarda, cose strane, è successo qua una volta a Parma che mi hanno attaccato un lenzuolo con scritto Viva Ratman davanti a casa, all'ingresso, però era l'ingresso di diversi condomini, quindi quando sono arrivato ho fatto finta. Ma guarda qua questa gente che attacca cose strane, l'ho strappato vergognandomi come un ladro perché... Vabbè, questa sicuramente no, carinissima, è stata carinissima, però sono un po' bizzarro. Quando giri per Parma la gente ti riconosce per strada? Ultimamente sì, qualcuno a volte mi ha riconosciuto, però non hanno il coraggio di farsi avanti. C'era questo ragazzo che, non so, non è che avessi visto che mi guardava, però ho detto, guardate, questo potrebbe essere un lettore di fumetti. Cioè, si vedeva un po' come... E mi sono messo lì a leggere Orfani, l'ultimo numero. E poi dopo a casa mi ha scritto un'email, fa guarda, io sono quel ragazzo che era seduto a fianco a te, però non ho avuto il coraggio di dire che ero un lettore di Rata. Quindi... Vabbè, insomma ragazzi, se mi riconoscete, non vi mangio mica, ci salutiamo, non è... Caro Leo, c'è qualche possibilità di sfuggire alla sorte dei pomodori? Cioè, a farseli arrivare in faccia alla fine della serie perché hai fatto un finale come Lost, oppure pari dei pomodori assassini e quindi i pomodori che ti inseguono? È una domanda ambigua. Volevo sapere, il tuo servizio militare è stato davvero così terribile come hai descritto nell'ultima burba? No ragazzi, è stata un'esperienza abbastanza interessante a livello proprio sociologico. Ricordo c'è stata una specie di nottata al CAR dove ha fatto lo scherzo della schiuma da barba, cioè mentre tu dormi con la faccia da una parte e dall'altra parte ci mettono la schiuma da barba, quando ti rigiri, ciac! No, me lo ricordo perché era una schiuma da barba che mi sono fatto dire la marca. Ho detto, scusate, non mi interessa chi è stato, voglio sapere che marca è perché fa veramente schifo. Senti, Leo, una domanda di interesse strettamente personale. Che fine ha fatto Bedelia? Guarda, Bedelia quella vera? Bedelia quella vera alla fine si è sposata con uno ricco, uno di quelli che guidano i fuoristradoni, quelli insomma un po'... Io avevo la Twingo, però non so più niente di lei da tantissimi anni, insomma. Bedelia finta, mi sarebbe piaciuto fare una seconda serie basata su Bedelia, cioè di una Bedelia che diventa lei mostro e si ritrova lei con Giuda. Qual è la domanda che ti dà più fastidio? La domanda che mi dà fastidio? Ma dove vengono, da dove ti vengono quelle idee? Ma da dove ti vengono tutte quelle idee? Quelle idee non lo so, però lo scoprirò un giorno. Ciao Leo, sei soddisfatto della serie animata di Ratman? A distanza, se riguardo la serie, non è male. Ci sono delle cose assolutamente innovative per quello che può essere una produzione italiana, ci sono delle puntate straordinarie e allontanandoci proprio anche da quella che era la frangia dei lettori di Ratman talebani dell'epoca che la censurarono perché non si vedeva il pene, perché non c'era Cinzia, che poi Cinzia c'era, ma la Rai non lo mandò mai in onda con le due con Cinzia. E per tanti motivi, se io faccio vedere questi cartoni animati a un ragazzino adesso, li adora. Hai mai pensato di cimentarti in tutt'altro genere di fumetto dove la comicità non è presente per nulla? Assolutamente sì, mi cimenterò molto presto, anzi mi piacerebbe cimentarmi presto in un fumetto non comico, normale o drammatico, di azione o di avventura, insomma quello che è.
È ovvio che se ti fai conoscere per 20 anni come autore comico, fare qualcosa di serio può esserci, però magari te la fanno pagare caro. Un consiglio da dare a Leo: forse dovrebbe avere uno stile un po' più asciutto. Scusate la parola, muova a cagare, dai. Se tu fossi un personaggio dei Peanuts, quale saresti? Potrei essere... adesso non mi ricordo il nome, che chiama Piperita Patti Capo, quella con gli occhiali. Comunque il compagno di banco, mai un protagonista, il compagno di banco, perché io sono più da dietro le quinte, cioè mi piace osservare gli altri, appoggiare la battuta nel momento in cui c'è bisogno di fare la battuta, ma non sono l'anima della festa in un gruppo. Maestro, dove trova l'ispirazione per ogni sua singola meravigliosa storia e per ogni singola stupenda, divertentissima battuta? Ciao Leo, cosa ne pensi dei Simpson? Simpson da un po' non li guardo più. So che alcune puntate ultimamente aveva mostrato un po' la corda. Ora basta, vai in camera tua! Ma Piccettino, ma come ha perso il suo occhio? Guarda, non si sa, sarebbe quasi da scriverti un libro. Guarda, secondo me farà prima tornare i Marocchi e Petoardo. Ciao Leo, ma cosa pensi di Zero Calcare? Ragazzi, bravo questo ragazzo, porca miseria. Adesso tutti quelli che non ridono con Ratman andranno da Zero Calcare. Maledetto. Ciao Leo, hai un motto? Un motto ce l'ho per certe cose, ma è un motto un po' volgare, quindi potrei tradurlo con non me ne interesso. Si faccia una domanda e si dia una risposta. Come va? Insomma. No. Va bene, cosa ti disegno? Fletti i muscoli e suona Rapallo! Grazie a tutti per le domande, ovviamente, e per averci mandati filmati, verticali anche, si era detto orizzontali, no, verticali, vabbè, può succedere, dai, non cambia niente, verrete tagliati comunque. Ma che c'è Leo? Va, guarda lì, guarda, no, si nasconde, no, guardatelo, è lì, ciao Leo, ciao. Niente ragazzi, allora dopo... c'è Fausto che ci ha invitati tutti, grazie Fausto, sempre buonissimo, da Ujanku, eh? Ma non fate che adesso partite che poi non c'è da parcheggiare, quindi scusate, vado.